Il problema è che nel darmi 10 giorni non mi danno la possibilità subito di fare ricorso perché non c'è scritto nella lettera e poi la sospensione è immediata, quindi non ho neanche la possibilità di replicare alle accuse che mi fanno. In più c'è il regolamento che parla chiaro, che quindi avrei diritto al ricorso, avrei diritto a questo punto a partecipare a quello che è il dibattito odierno. Adesso io vado là, voglio vedere se mi fanno entrare oppure no. Che cosa vogliono farmi? Oppure questo è l'olio di ricino vocale? Perché qua ormai funziona così. Se io contesto qualcosa della Germania, contesto qualcosa della Merkel, e quando parlo con Schulz non certo abbasso la testa, mi vogliono segare così, allora tra un po' mi diranno che devo andare ad Auschwitz o a Dachau. Che cos'è che vogliono da me? Il Presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta la decisione, motivata con la sanzione. Sulla questione dei baffetti di Hitler non mi ha convocato, mi ha convocato per la maglietta della Merkel. Punto. E adesso voglio entrare in aula e vediamo se mi fanno entrare. La parola Schulz come presidente. La parola all'onorevole De Grazia.